Per me Bergamo rappresenta Dario adulto, Dario che diventa uomo, perché mi sono trasferito qui che avevo 22 anni. La mia ex era appunto di Bergamo ed è stato il motivo per il quale io sono venuto a Bergamo. La cosa strana e simpatica è che 6 mesi prima di trasferirmi venni qui a fare il Guanto d'Oro, che era un torneo under 23. Persi in semifinale in un verdetto folle e dissi: città di merda, non tornerò mai più. 6 mesi dopo ero qui, trasferito con residenza e pronto a diventare adulto qui. Ho apprezzato questa città stranamente da subito. Incorpora dei valori che per me sono fondamentali. Uno su tutti che è risaputo, è quasi cliché, l'etica del lavoro. Io credo tanto nell'investire veramente energia e tempo su quello che è il proprio progetto, che spesso e volentieri per quello che è. Per un pugile è appunto investire su se stessi al 100%, credendoci fermamente anche quando spesso e volentieri l'esterno ti dice il contrario. Assumerti rischi di tutti i tipi, da quelli economici a quelli anche semplicemente di salute. E un'altra cosa che ho apprezzato sempre di Bergamo è pochi fronzoli, tanti fatti. Nonostante quello che si dica, ovvero che io abbellisco sempre tutto quanto in maniera eccessiva piuttosto che pompo quello che non c'è da pompare, invece io mi reputo molto concreto. C'è da fare qualcosa, si lavora per farlo e si lavora per farlo al meglio, cercando di trarne il massimo e cercando di esportarla e farla apprezzare a più gente possibile, a più persone possibile. E questo è un po' la mission bergamasca per eccellenza. Io, come un po' è già noto, pugilisticamente nasco in Calabria, nella palestra di mio padre, la palestra di famiglia. Per me il pugilato è sempre stato una passione, ma nasce come un gioco, perché un ragazzino di 4 anni che entra in palestra perché aveva visto il padre fare sparring sicuramente non entra in palestra con l'ambizione di farlo diventare il proprio mestiere. Diciamo che soprattutto la concezione dell'epoca di quello che era il pugilato al sud, in questo caso in Calabria, era molto più orientato al dilettantismo, alla dimensione olimpica. Io stesso entro in palestra dopo aver visto le Olimpiadi del 2004 con Pinto e Domenico Valentino, e io lì decisi che volevo fare il pugile, volevo arrivarci anch'io alle Olimpiadi. Al nord, in questo caso il nord che conosco io, ovvero Bergamo, invece la concezione è sempre stata orientata verso invece il professionismo. Concezione che è maturata in me una volta trasferitomi, anche perché io pugilisticamente a livello professionistico inizio a Bergamo. Lo stacco è stato importante, uno perché avevo fatto tutta la fase dilettantistica sì nella palestra di famiglia ma da subito in nazionale tra Assisi e Roma, quindi abituato ad allenarti nel team del gruppo sportivo piuttosto che nel team della nazionale, con delle dinamiche, con degli schemi, appunto anche una programmazione anche simile se non uguale anno dopo anno. Il professionismo invece è un attimino differente e soprattutto io l'ho iniziato ad approcciare qui con l'avventura di fare tutto da solo. Come ben sapete non ho un maestro fisso, ho un team che mi sono creato e che all'epoca era veramente embrionale, non si componeva di queste persone, quindi è stato tra virgolette anche una crescita personale importante, perché ero solo al 100% in questa avventura. Dovevo creare Dario Pugile e l'equipe che avrebbe curato poi pugilisticamente Dario, e all'inizio non è stato semplice, però sono sicuro che questo discorso avrei potuto farlo solo ed esclusivamente qui. Il lato ragazzino di Dario, più che ragazzino, bambino, era proprio il classico bonaccione, grassottello, amico di tutti, che rideva sempre anche senza apparente motivo. È stato turbato questo Dario qui da episodi di bullismo abbastanza grave, ma ti parlo, ero veramente piccolo, elementari. Tutti i passaggi che ho capito e interiorizzato e realizzato dopo, da adulto. Ci fu un periodo che venni ricoverato un mese in ospedale da ragazzino perché continuavo ad avere frequentissimi mal di testa. Anni dopo capii che altro non era che un esaurimento nervoso, in quanto ogni volta che andavo a scuola ero quello là che non era del tutto calabrese, perché sono mezzo napoletano, quindi capitava che mi assentavo per lunghi periodi. Andavo a Napoli, quindi a Napoli ero il calabrese, in Calabria ero il napoletano, quindi sempre elementi di discriminazione, se tra bambini si può chiamare discriminazione, ma comunque che non mi facevano accettare
Lì io da subito è stato il match più importante della mia vita, perché poi lì scegli se continuare a essere vittima e trovare le scuse e cercare aiuto in altri o farti forza da solo. E io lì, anche sbagliando, realizzai che ero già più alto della maestra e quindi perché dovevo farmi bullizzare da... E lì nasce il Dario Trash Talker, lì nasce il Dario che sa che se c'è qualcosa devi andarla a prendere, devi farti letteralmente il culo per arrivare a prendertela. E se questa cosa è la tua affermazione sociale, la tua affermazione come persona, ahimè è traumatico il passaggio all'evento, quindi devi assolutamente batterti nel vero senso della parola, tanto da diventare poi il bullo dei miei bulli e il bullo dei bulli degli altri. Una sorta di Robin Hood. Lì divento trash talker, sicuro di me stesso. Questo sicuramente, in tutto questo il pugilato ha recitato un ruolo veramente veramente importante, perché quando un bambino arriva a realizzare, si ferma un attimo, parla a se stesso e dice: ma io faccio a cazzotti tutti i giorni, e per me è normale, è un gioco, per me è uno sport, perché dovrei avere paura di qualcosa che può essere il bambino che dice qualcosa di storto e prova magari a farti un'angheria piuttosto che l'interrogazione a scuola, piuttosto che dire a una ragazzina che ti piace. Io rischio per altro. Avere questa consapevolezza dai primissimi anni di età mi ha reso una personalità importante, già affermata, diciamo, a livello puramente caratteriale fin da subito. Quindi diciamo che il Dario Trash Talker inizia da subito. Bullo dei bulli perché io guardo e penso alla forza come valore, da quale derivano responsabilità sociali e personali, non come mezzo di affermazione sul debole, ma come mezzo di cura e protezione del debole. Per dovere sociale intendo questo: non puoi fermarti a fare il video se vedi qualcosa di sbagliato. La tua prima preoccupazione dovrebbe essere avere le palle di metterti lì in mezzo e avere le armi per cambiare veramente la situazione, non diventare un'altra vittima. E nella vita, per fortuna o per sfortuna, quando mi è capitato di trovarmi in questo tipo di situazioni, e di questo ho stima di me. Perché non mi sono mai girato dall'altra parte o fermato a fare il video, ma mi sono assunto i rischi di cercare di far smettere quello che di negativo stava accadendo. E questo secondo me ce l'hai solo ed esclusivamente se intendi la forza, se intendi la capacità di difenderti e difendere come una virtù e un dovere sociale. Cosa che invece ad oggi, in una società in cui la violenza viene ripudiata in tutte le accezioni, ci si gira spesso dall'altra parte e si spiana la strada invece al bullo dei deboli, non ai bulli dei bulli. E quindi secondo me andrebbe rivista un po' la posizione della società e del modello educativo occidentale nei confronti di quello che è la forza in termini di virtù. Per esempio, mi è capitato all'epoca dell'università, io ho fatto l'università a Cosenza, all'Unical, e mi ricordavo che per arrivare ai cubi, che erano il nome delle aule, passavi da una sorta di parchetto che nelle prime ore pomeridiane invernali, in cui alle 5 la giornata è corta ed è buio, spesso e volentieri non era popolata sicuramente da personaggi non loschi, ecco, mettiamola così. E mi ricordo che all'epoca mi avvicinai perché attirato da questi lamenti femminili, e c'era appunto un uomo grande e grosso che stava provando a stuprare questa ragazzina che credo che non avesse avuto neanche 18 anni. Lì mi ha dato sapermi difendere, soprattutto sentire il peso della responsabilità di dover difendere una persona in quel momento sicuramente in condizione svantaggiata, mi ha dato la forza di stoppare questa cosa qui e appunto eliminare il rischio di ripercussioni importanti per quella povera ragazza. Questo è uno dei diversi casi in cui mi è capitato. In questi casi penso che saperti muovere, saper agire, avere le palle per farlo sia veramente importante. Cosa che invece ad oggi, spesso e volentieri, tu che hai difeso vieni additato tanto quello che stava aggredendo, che è una cosa solo perché magari semplicemente hai avuto la meglio, per fortuna. E quindi automaticamente se gli hai menato, anche se avevi ragione nel farlo, magicamente diventi violento tanto quanto quello. Questo secondo me è la più grande svista moderna al riguardo. Ad oggi tutti vogliono un pezzo di Spartan, dico spesso, perché vuoi o non vuoi, se mi dissi, se parli di me anche negativamente, attiri l'attenzione di quello che è il pubblico degli appassionati. Uno molto più grande di me, molto più forte di me, un certo Mayweather, disse una cosa: che paghino per vederti perdere o che paghino per vederti vincere, il prezzo del biglietto è uguale. Quindi a me onestamente non interessa cambiare, stravolgere quello che realmente sono, per accattivare le simpatie di tutti, anche perché penso amico di tutti e amico di nessuno. La verità è questa: io sono sempre stato abbastanza reale,
quindi se mi apprezzi è bene, se non mi apprezzi sti grandissimi cazzi e vivo lo stesso. Ad oggi penso di essere nel prime, ma non è un prime come situazione di arrivo. Io mi sento in miglioramento match dopo match, nonostante i 31 anni, che sicuramente non sei vecchio, ma sei, diciamo, maturo. In teoria a 31 anni dovresti essere già nel tuo prime, magari averlo passato. Io invece penso di avere ancora margine di miglioramento, e match dopo match sicuramente lo farò vedere. Avere il potere di muovere così tante persone, e soprattutto guardandomi indietro, riguardando e ripensando a tutti i sacrifici che mi è costato questo prime, sono orgoglioso di quello che ho fatto, sono veramente veramente contento di quello che ho fatto, di quello che ho costruito e che sto costruendo, perché penso che ancora il bello debba venire. Per chi mi vuole vedere cadere, comprate il biglietto, magari il prossimo match capita. Dario ha un lato creativo, io lo dico sempre, I wanna be artist, nel senso che di base non ho nessun vero talento artistico, però mi è sempre piaciuta tanto la musica, mi è piaciuto il ballo, cioè ogni tipo di arte ha sempre accattivato la mia attenzione. Penso che in maniera simpatica sui social, invece di fare sempre il solito imbruttito che guarda male l'avversario, cioè mi piace un po' uscire dal cliché del pugile e far vedere anche che uno che fa cazzotti per vivere apprezza anche la buona musica, l'arte in ogni accezione, ma che soprattutto la mia più grande passione resta il far divertire le persone. Far ridere le persone mentre mi siedo sulle corde all'ultima ripresa, oppure far dire oh quando faccio una schivata a un millimetro, penso che sia la stessa espressione e soddisfazione che possa avere un pianista quando fa un assolo in un determinato modo, una cantante quando prende una nota impossibile da prendere, insomma. Credo che nel ring porti quello che sei nella vita. E io penso di essere una personalità artistica. Dario Morello a casa cucina, perché la verità è che io, essendo nipote di chef, zio che mi ha letteralmente cresciuto, io da lui ho veramente sperimentato, anche guardandolo, quello che vuol dire amore per il cibo. E me l'ha trasmesso così tanto bene che io sono felice di andare a fare la spesa immaginando il piatto, quindi mi sono sempre interessato tanto, sempre sperimentato tanto, sia nel fare che nel cercare appunto fonti di cibo piuttosto che piatti particolari. È difficile da immaginare un pugile ai fornelli, ma c'è, e spesso e volentieri solo col grembiule, senza nulla sotto.